Buongiorno a tutti. Investire casa è una serie di interventi che noi abbiamo in mente di portare avanti per parlare di casa, di investimenti e casa e quindi incontreremo delle società che lavorano in un ambito che è quello dell'abitazione, che è un tema molto caro per gli italiani, che interessa perché per gli italiani la casa è qualcosa di più del luogo dove si sta e dove si vive, dove si abita. Cioè, anche dal punto di vista simbolico, rappresenta una tappa, una meta per tantissime persone, che si traduce poi nel fatto che in Italia la percentuale delle persone che posseggono una casa, che vivono nella casa che posseggono, è altissima, a livelli molto più alti di quelli degli altri paesi, diciamo così, delle economie sviluppate. Da dove iniziamo? Iniziamo entrando nella casa, si entra in casa attraverso la porta e quindi abbiamo qui con noi una società che produce porte. Si chiama Nusco, si è quotata in borsa quest'estate. È una società che produce non soltanto porte, ma principalmente, o comunque ci dirà poi il CFO che è qui con noi, che si chiama Guerino Vassalluzzo, che saluto. Buonasera, salve. E andiamo alla scoperta di questa società e vediamo anche quali sono le prospettive in termini di, diciamo così, di investimento, cioè ci rivolgiamo a chi ha interesse per la casa, come tanti italiani, ma che però vorrebbe anche investire in qualcosa che ha a che fare con la casa, con l'industria che c'è intorno alla casa, perché è un'industria vera e propria, perché non è soltanto l'immobiliare, ma è tutto quello che serve per costruire, per realizzare, per migliorare, per fare che la casa sia quel luogo salubre, amichevole, dove uno si sente, come si dice, a casa propria. Allora, la società si è quotata quest'estate, il titolo è salito, siamo ben sopra il livello di IPO. Intanto, per prima cosa, una piccola fotografia della società. Allora, voi producete cosa? Sì, E qual è le dimensioni? allora noi siamo un'azienda, buongiorno a tutti innanzitutto, siamo un'azienda ubicata a Nola in provincia di Napoli, un'azienda che da 3 generazioni è presente sul mercato, prima delle porte, poi diciamo dal 2010-2011 siamo entrati anche nel mercato degli infissi. E questo diciamo, è stata una scelta strategica. Per cercare di completare la gamma degli infissi offerti sul mercato. Questo poi lo andremo a vedere durante l'intervista, che ha influito sul nostro modello di business. Cioè noi oggi al nostro cliente, che può essere sia l'azienda, quindi il costruttore, o il singolo privato che decide di cambiare gli infissi, offriamo la possibilità di scegliere fra tutte le tipologie esistenti di porte e di finestre. Quindi Questa ecco, voi vi rivolgete sia lato business, cioè business to business, cioè vi rivolgete a chi costruisce case e quindi vende diciamo, al consumatore finale, che in questo caso è l'abitante della casa, il capitolato, quindi comprese le porte, ma anche a chi vuole cambiare la porta di casa per mille ragioni. anche perché Entrambe. negli ultimi anni si è avvertita questo cambiamento, cioè la porta è in parte minore anche l'infisso, ma poi andiamo a parlare del motivo, è diventato un elemento di arredo, cioè prima lo si dava per scontato come un muro in casa, oggi la porta è un elemento di arredo, quindi si sceglie il colore, la forma, la luce. Quindi il vetro, la trasparenza. Quindi c'è anche la necessità di cambiare nel corso del tempo la porta anche in considerazione di quello che è il cambiamento dei gusti nell'arredamento della nostra abitazione. Questo è un processo, diciamo, che negli ultimi anni è andato aumentando e diciamo, da noi è È già stato seguito. una cosa interessante perché intanto abbiamo capito, ma questo forse lo sappiamo già noi come consumatori, diciamo come acquirenti di porte,
che non c'è più, non è più, non è una commodity, cioè non è una cosa, diciamo così, che io compro modo Sì. come si compra l'acqua che arriva dall'acquedotto. È qualcosa che vogliamo un po' rispecchi noi stessi, che sia in funzione della casa che già c'è, oppure della casa che noi stiamo per costruire, però è ecco, un elemento di arredo. E quindi, perché è importante questo? Perché immagino ci sia intanto una gamma di La gamma prodotti. dei prodotti adesso è diventata, si può dire, anche infinita, perché si cerca poi, avendo, interloquendo anche con molti tecnici, quindi architetti che provvedono, diciamo, a curare l'arredo di un'abitazione, c'è la necessità di venire incontro a tutti i gusti, quindi c'è anche la possibilità proprio di sceglierla e di costruirla su misura a seconda, diciamo, delle singole esigenze. Questo ha fatto sì che noi, diciamo, intendessimo poi sviluppare il nostro progetto franchising, e l'abbiamo potuto fare perché siamo in grado di offrire tutta la gamma del prodotto in fisso. Quindi, quando il cliente, quindi il privato o azienda che sia, si rivolge a noi, trova sicuramente, a seconda delle esigenze di dove abita, di clima, di gusti, il prodotto più adatto, diciamo, alle proprie esigenze. Questa è una cosa che ci distingue un po' dal mercato, dai nostri competitors, che solitamente sono posizionati su un'unica tipologia di prodotto, quindi l'infisso in legno, oppure l'infisso in PVC, o si specializzano nell'alluminio, o solo nelle porte, o solo negli infissi. Noi invece, grazie a quattro stabilimenti che abbiamo, dove lavorano circa 250 persone, abbiamo delle varie unità di business che ci consentono quindi di produrre infissi in PVC e tutta la loro gamma, infissi in legno, infissi in alluminio, le porte in ferro e le grate in ferro, che oggi anche per una questione di sicurezza stanno avendo un forte interesse, stanno riscontrando un forte interesse da parte del pubblico. E poi abbiamo lo stabilimento per le porte, lo stabilimento storico che rappresenta, diciamo, comunque il nostro cavallo di battaglia, solitamente per entrare poi nel mercato e dove siamo tuttora più conosciuti a livello locale, nazionale, più in generale. Allora, per adesso abbiamo dato delle indicazioni di tipo qualitativo, cioè cosa fa Nusco Sì. e quali sono le caratteristiche del mercato che voi andate a servire. È possibile avere, se voi le avete, se sia possibile avere un'indicazione invece quantitativa, cioè di cosa stiamo parlando, qual è il mercato che voi avete in mente come riferimento? Dunque, noi oggi come mercato diciamo, parlare come franchising, ecco che oggi il nostro business che cerchiamo, il nostro canale che cerchiamo di sviluppare maggiormente, oggi siamo a 50 negozi, la maggior parte ubicati al centro-sud Italia, diciamo dove noi siamo storicamente posizionati, dove nasciamo. Solo negli ultimi 2 anni abbiamo aperto 5 negozi in franchise nella città di Roma. L'obiettivo quindi che ci siamo posti, e infatti dalla cartina che lei vede dove siamo poco presenti nel nord Italia, soprattutto in Lombardia e a Milano, vede alle mie spalle il Duomo, che noi ce lo siamo posti come obiettivo, aprire a breve tanti negozi in franchising a Milano e in Lombardia più in generale, dove si aprirebbero delle opportunità di business notevoli, soprattutto anche in questi ultimi periodi, poi con gli incentivi legati al super bonus che stanno sviluppando il Certo. mercato in maniera esponenziale rispetto al solito e che ci vedono presenti anche con la Nusco Energy come general contractor per diciamo, offrire un servizio a 360 gradi a chi intende ristrutturare sia il proprio condominio sia la propria abitazione. Ok. Allora, la cartina dice già un sacco di cose. Il fatto che il nord sia sguarnito e il fatto che Nusco ha intenzione, cioè di diciamo, far aumentare i puntini neri che ci sono nel nord Italia, Sì. poi si traduce anche, è semplicemente un'espansione
O è un'espansione che porta anche a, per esempio, a un aumento della redditività, oppure, cioè, visto che immagino, non so come sia il mercato, ma è Assolutamente forse sì. un mercato più ricco. Se vogliamo entrare più nei numeri, noi abbiamo preparato dei piani di sviluppo che abbiamo condiviso con Borsa Italiana e con i quali ci siamo quotati quest'estate, nei quali prevediamo di raggiungere nel 2024, quindi con l'apertura di almeno 30 negozi in franchising nuovi in questi 2 anni e mezzo che restano, diciamo, per il completamento del piano, e raggiungere un fatturato di 30 milioni. Questo sviluppando ancora di più il mercato degli infissi che consentono all'azienda di realizzare dei margini notevolmente superiori a quelli delle porte, proprio perché l'infisso realizza un margine molto, molto interessante per l'azienda, in termini numerici, in termini di EBITDA, se vogliamo poi scendere nel dettaglio più tecnico. Quindi l'obiettivo di raggiungere un'EBITDA del 18% nei prossimi 2 anni, con i risultati che stiamo già vedendo nel 2021, che ci hanno permesso di anticipare di un anno il piano di sviluppo che abbiamo realizzato. Ecco, nella slide qui riepilogativa che vediamo, quindi che è relativa al primo semestre 2021, ne abbiamo già realizzato un fatturato di circa 11 milioni nei primi 6 mesi. Noi da budget, da piano di sviluppo, contavamo di chiudere sui 21, ma ad oggi, quindi a fine novembre, abbiamo già superato i 22 e contiamo di chiudere sui 24 milioni. Quindi 2 milioni in più rispetto al piano. Quindi stiamo anticipando di un anno il piano di sviluppo, l'EBITDA di 1,5 milioni, quindi solo nel primo semestre. Insomma, numeri di tutto interesse. I numeri parlano chiaro e ci dicono che quindi, questa è anche una risposta perché voi vi siete quotati in borsa, andare in borsa, immagino io, cioè per una società che opera in un business che a me viene da dire tutto sommato tradizionale, cioè le Old porte, eccetera. economy, noi siamo old economy, ne siamo anche Nessuno si offenda. assolutamente. Siccome in borsa siamo un po' abituati, soprattutto da quando ci sono queste meteore dell'ultra high tech, che ci sia sempre qualcosa di nuovo, di complicato, di futuristico, missili che vanno sulla Luna. Ecco, voi fate Beh. porte e finestre, ma i numeri dicono che le cose vanno molto bene e quindi, cioè, Noi voi siete addirittura in anticipo sul chi vuole piano investire industriale. in noi non è lo speculatore, che lo speculatore magari va in settori molto più volatili. Il nostro è un settore poco volatile, quindi garantisce, diciamo, il piccolo risparmiatore che nel corso degli anni il suo investimento sarà sicuramente ripagato con una crescita dei titoli sicuramente interessante. Noi solo in 4 mesi abbiamo quasi raddoppiato il valore del titolo, quindi da 1,6 di agosto, quindi valore di ingresso 1,6 euro, il valore del titolo di ingresso, ad oggi siamo intorno ai 2,50 euro, quindi una crescita importante. Siamo stati anche premiati ultimamente dal Nomad Integre per, diciamo, la crescita realizzata in così poco tempo, comparata anche a settori, diciamo, ecco, molto più volatili, che abituano la clientela a dei margini molto più alti. Certo. Allora, Integre, visto che è stato citato, gli analisti di Integre, allora voi siete già saliti tantissimo rispetto all'IPO, ma nel suo ultimo studio Integre mette come target price 3,5 euro e mette Sì. come assunzioni dei numeri che sono addirittura più alti rispetto a quelli che avete in mente voi, che avete già discusso con la Borsa Italiana, perché vedo che nel 2024, per esempio, Integre ha 30, più di 32 milioni, quindi diciamo così, ritiene che le vostre stime siano abbastanza caute e quindi ci sia la possibilità di... Cioè, Il possiamo stare motivo tranquilli su queste stime. assolutamente, il motivo è molto semplice nella sua complessità. Il nostro settore sta vivendo un periodo di enorme crescita, anche grazie agli incentivi,
anche grazie all'attenzione ancora maggiore che c'è per la propria abitazione. Racconto questa situazione che stiamo verificando. Noi stiamo comunque uscendo da un periodo di pandemia, speriamo di uscirne il prima possibile, ma durante il periodo di lockdown, dove siamo stati chiusi in casa, abbiamo, come dire, un po' tutti, credo, apprezzato, cominciato a vivere la casa e a guardarla con occhi diversi. E abbiamo pensato, è nata in noi anche la paura, credo giustamente, che possa ricapitare. E anche da un punto di vista professionale, lavorativo, oggi con gli smart work, con le aziende che lavorano in smart working, c'è la necessità anche di disporre della propria abitazione, quindi di un'area dedicata al lavoro. Quindi questa attenzione alla casa, quindi al bene casa, ed è qui, diciamo, l'oggetto, diciamo, della nostra intervista. Quindi, per ritornare all'argomento principale, sta creando anche, diciamo, alle aziende come la nostra, quindi che lavorano per migliorare la nostra abitazione, un periodo di crescita importante anche al di sopra di quello che avevamo preventivato in maniera molto prudente. Beh, allora, hai un po' svelato anche la ragione che ci sta spingendo come WebSim Italy a lavorare, a portare alla luce queste storie, queste opportunità di investimento, perché siamo convinti anche noi che la porta si sia aperta e un'aria nuova sia entrata in casa, cioè la casa è diventata davvero qualcosa che i numeri lo dicono, non è semplicemente un'affermazione, i numeri dicono che sono tassi di crescita che probabilmente 20 anni fa erano impensabili, ma però, questa è una domanda a questo punto, è anche una domanda, con, diciamo, senza la volatilità, gli eccessi, gli estremi, invece delle società ultra high tech, cioè il mercato è quello, diciamo così, tradizionale, ma i Sì, tassi di crescita in questo momento è quelli da molto new alto. economy, diciamo così. Ok. No. Allora, un paio di volte tu hai citato il quadro nuovo che si è definito per il fatto che il governo italiano ha dato una mano e ha concesso, sta concedendo incentivi, aiuti alla casa. Ecco, mi viene da dire, da primo che passa, da uomo che passa così. Ma e quando finiscono gli incentivi, che succederà? Sì. Intanto quanto valgono per voi gli incentivi? E che Certo. succede quando non ci saranno più? Allora, ti ringrazio per la domanda perché è pertinente. Noi siamo, ripeto una cosa che ho detto all'inizio, è un'azienda alla terza generazione. La Nusco, come azienda di produzione nasce alla fine degli anni 70, quindi 50, più di 50 anni fa, quando gli incentivi non esistevano. Noi all'epoca abbiamo avuto una crescita esponenziale, ci siamo ben consolidati nel mercato. In un mercato estremamente frazionato a livello nazionale, la nostra quota è di circa il 4%, e ti assicuro che diciamo, le aziende del settore grandi come la nostra sono poche a livello nazionale. Ciò detto, i primi incentivi legati alle ristrutturazioni edilizie nascono ben nel 1997 con qualcuno che alla mia età lo ricorderà, con il 41% di agevolazione sulle ristrutturazioni. Questa misura è stata resa stabile nel 2011, cioè è presente nella nostra legislazione come misura stabile, quindi non occasionale. Negli ultimi anni, quindi parliamo post-lockdown, con particolare attenzione al discorso dell'efficientamento energetico, quindi le problematiche ambientali che attualmente sono all'ordine del giorno, e con la necessità di migliorare e ristrutturare il patrimonio edilizio nazionale, si è dato un ulteriore sviluppo, quindi con gli ecobonus e i superbonus al 110%, a questi incentivi che, mi ripeto, sono già stabili. Quindi
Non stiamo lucrando su un qualcosa di nuovo, non stiamo navigando su un qualcosa di nuovo. Il settore della casa, della ristrutturazione, storicamente è agevolato a livello nazionale. Noi stiamo beneficiando oggi in maniera importante di questi strumenti, anche perché si è data al consumatore la possibilità di cedere questo credito, quindi di avere lo sconto in fattura, quindi di beneficiare in soldini al momento dell'acquisto e quindi non dovendo aspettare più i 5 anni o i 10 anni della detrazione fiscale della quale lui poteva già beneficiare, ma gli dà la possibilità di beneficiare subito. Lui acquista in fissi, scusa se faccio un esempio concreto, ma a volte rende bene No, l'idea. no, meglio. Lui oggi viene in azienda, ha un preventivo per cambiare gli infissi di 10.000 euro, ne paga 5.000 e cede 5.000 il credito, che noi andiamo poi a gestire e a scontare. Quindi il consumatore oggi più che mai è incentivato a sostituire gli infissi, quindi a generare un circolo virtuoso a livello nazionale, perché poi questo è l'obiettivo del nostro governo con il decreto rilancio, quindi riducendo le emissioni di CO2, che se cambio gli infissi riduco le emissioni di CO2, perché compro degli infissi certificati, che mi consentono di migliorare le prestazioni energetiche dell'abitazione e quindi generando, mi ripeto, il circolo virtuoso che ci siamo, abbiamo come obiettivo da perseguire. Quindi la domanda è: non ci saranno più questi incentivi? Noi siamo nati senza gli incentivi, le porte non godono di questi incentivi, ciò nonostante il trend di crescita, diciamo, lo stiamo sviluppando e lo svilupperemo ancora di più entrando in mercati dove oggi siamo poco presenti. Ecco, allora, tutto chiaro? Io faccio il provocatore e c'è un tema che assilla un po' tutte le società che hanno bisogno di macchine, componenti, materie prime e che sono i colli di bottiglia, la catena, diciamo, delle forniture che cioè, è un po' sclerotica in questi anni e che adesso con la pandemia che è tutto ripartito è andata un po' in crisi. Ecco, per voi cosa, cioè, per voi c'è un problema in questo momento? I numeri dicono di no, però magari nel futuro vi Allora, aspettate che possa esserci. dobbiamo fare una distinzione per la tipologia di prodotto. Per la tipologia di prodotto del legno, noi, a differenza di nostri competitor, non abbiamo alcun tipo di problema. Noi siamo presenti storicamente in Romania con delle fabbriche del tutto autonome, però diciamo, che fanno riferimento alla nostra azienda. Noi siamo presenti in Romania non negli ultimi anni, ma quando all'epoca c'era il regime di Ceausescu, quindi chi diciamo, qualche anno più di me ricorderà che cosa significa. Il signor Nusco fu un pioniere, fu uno dei primi imprenditori a presentarsi in Romania, a investire in Romania con lo Stato, come all'epoca non era possibile la libera imprenditoria, ma bisognava entrare in società di minoranza con. Perdonami Guerino, ma questa sarebbe una storia da raccontare che Ci meriterebbe sarebbero gli un aneddoti impasto di su questo questa perché storia. un vero capitano È d'impresa. stata una Prego. scelta che si è rivelata vincente negli anni. Oggi la Romania è comunità europea, quindi le nostre aziende in Romania lavorano per il mercato romeno, quindi non più per l'Italia, ma hanno acquistato negli anni delle foreste, quindi lavorano a differenza nostra in Italia anche il legno e quindi la materia prima legno e quindi noi abbiamo un canale preferenziale rispetto alla concorrenza che non subisce, diciamo, non subiamo questa difficoltà nel reperire la materia prima che altri, diciamo, stanno subendo. Ciò non vale per il prodotto alluminio, il prodotto PVC, dove effettivamente c'è un aumento dei prezzi, c'è un rallentamento dei rifornimenti e che gioco forza, diciamo, in piccola parte oggi stiamo ribaltando, diciamo, sul mercato in maniera, diciamo, molto molto limitata. Quindi,
Da questo punto di vista ci sentiamo in linea generale abbastanza tranquilli, grazie, diciamo, alla strutturazione, alla forza dell'azienda, alla solidità dell'azienda, mi permetto di dire, che ci consente, diciamo, di avere delle basi molto solide e quindi di non essere soggetti a queste oscillazioni periodiche che periodicamente succedono e avvengono in qualsiasi settore. Ecco, un altro grande tema, e anche in questo caso è una piccola provocazione, c'è in atto un po' in tutto il mondo occidentale, anche in Italia, quella che adesso viene un po' definita la grande ondata delle dimissioni, cioè si fa fatica a trovare il personale. Recentemente noi abbiamo incontrato una serie di società e la metà almeno, soprattutto di quelle, diciamo così, di ambito più manifatturiero, ci ha detto: volete sapere qual è il nostro primo problema? Provare a tenere le persone. Ecco, è così anche per voi? Allora, da un lato dovrei dire per fortuna non è così. Un po' mi dispiace perché dico mi dispiace? Mi dispiace perché noi lavoriamo in un territorio dove storicamente il tasso di disoccupazione è molto più alto che a livello nazionale, che a livello delle regioni più ricche della nostra. Quindi il nostro bacino di manodopera dico purtroppo è molto disponibile. Quindi abbiamo oggi, negli ultimi anni, in periodo di lockdown, diciamo post-lockdown, siamo state l'unica azienda del territorio che ha assunto. Noi abbiamo assunto nell'ultimo anno 50 dipendenti. Quindi per venire incontro, diciamo, alla crescita della domanda, della produzione, quindi abbiamo assunto e abbiamo attinto personale con relativa semplicità. Per un motivo, diciamo, strutturale che dicevo. Poi Capito, con la capito. quotazione, devo dire, quindi con la quotazione, con la possibilità, con la vetrina che ci ha dato Borsa Italiana, siamo riusciti a interessare, diciamo, personale qualificato, soprattutto in area finanziaria, in area finance, in area amministrazione. Devo dire, ci siamo arricchiti da questo punto di vista con personale altamente qualificato che abbiamo inserito in posizioni molto strategiche, quindi legate all'area commerciale, all'area finance in particolare, e questo l'abbiamo potuto fare anche grazie alla quotazione che ci ha dato la vetrina. Certo, potremmo avere il problema opposto, quindi che il nostro personale sia ricercato. Cerchiamo di incentivarlo, di fare in modo di non perderlo, di non. Ecco, casa vostra è il centro-sud Italia e adesso apprendiamo che invece c'è l'obiettivo anche il nord Italia. Siete già in Romania con questa bella storia di imprenditoria italiana che va addirittura pre-Cortina di ferro, ma ci sono progetti anche di portare Nusco, a parte in Romania, in altri paesi, o per adesso pensate all'Italia? E i numeri già vi dicono che forse basterebbe quello. Allora, i numeri dicono che basterebbero quello, siamo molto ambiziosi, ma abbiamo sempre i piedi per terra, noi siamo old economy in tutti i sensi, quindi cerchiamo di non fare il passo più lungo della gamba. Oggi siamo alla terza generazione, l'azienda è guidata dai figli del fondatore, del signor Nusco, il dottor Luigi, che è il nostro CEO, che ha 42 anni, il fratello, che è responsabile di tutta l'area Romania, quindi di tutta l'area estero, diciamo, del gruppo. E oggi, diciamo, lato Italia, il primo obiettivo quindi è raggiungere quota 100 di franchising, quindi raddoppiare i franchising attuali, tra virgolette, invadendo il centro nord Italia adesso, quindi quelle aree che vedevamo prima dove siamo ancora poco presenti. Noi su Milano siamo presenti, siamo a Cinisello Balsamo, ma è come dire, uno showroom pilota che contiamo di sviluppare, diciamo, con altre presenze in aree altrettanto strategiche. Siamo presenti all'estero, oltre che in Romania, abbiamo tre presidi internazionali, uno in Medio Oriente e uno in Azerbaigian, e contiamo di crescere, quindi di crescere anche nel mercato estero, leggermente
La tipologia di prodotto che noi offriamo è un prodotto molto tecnico, quindi richiede anche un personale che sappia venderlo e che sappia presentarsi nelle abitazioni delle persone in maniera molto competente. Quindi il primo aspetto non è quello di aprire la vetrina, che è la cosa più semplice, ma è trovare il personale, il loco che sia in grado di presentare il prodotto e di renderlo disponibile nella maniera migliore. Va bene. Allora, mi pare di capire che quindi insomma, i progetti sull'estero ci sono, ma in questo momento, e forse basta questo, ci sono le prospettive travolgenti di questo mercato che sono già riflesse negli ultimi numeri che avete dato. Mi pare di capire che anche i prossimi appuntamenti con trimestrale, se, voi date solo la semestrale, quindi con la prossima semestrale dovrebbe essere, penso io, interessante, e quindi a questo punto. Noi abbiamo concluso anche il nostro intervento, speriamo di avervi fatto luce, di avervi fatto scoprire una società che secondo noi è interessante e vi ringraziamo, ringraziamo il CFO Guerino Vassalluzzo. Ovviamente siamo a disposizione per qualsiasi contatto, quindi sul nostro sito e anche in Investor Relator potete contattarci e avere tutti i dettagli sui nostri numeri, sui nostri programmi, sui nostri piani di sviluppo. Buona giornata a tutti. Grazie, buongiorno, arrivederci.